Nuovamente a registrare, andremo nuovamente in sala di incisione, quindi come ti stavo dicendo, e probabilmente porteremo avanti un altro progetto musicale, potrebbe essere anche un secondo album. Per adesso abbiamo questo primo album, Non cancellarmi mai, che a quanto pare sta avendo un grande successo, perché ho sentito qualche giorno fa il mio discografico ed è veramente entusiasta e soddisfatto delle vendite. E per questo motivo quindi portiamo avanti e continuiamo a pubblicizzare questo progetto. Tra qualche mese probabilmente inizieremo un prossimo. Quando entri in sala di incisione, cosa provi? Ricordo ancora l'emozione che ho provato la prima volta. La prima volta mi sentivo veramente una star in quel momento. Non avevo mai inciso comunque un brano, era la prima volta, appunto, è stato un anno fa. Come ti ho detto, è la stessa emozione che si prova quando ci si esibisce davanti ad una folla, quindi in un palco, in uno spettacolo. È un'emozione sempre nuova ed è indescrivibile. Io non riesci a tirare fuori tutta la tua grinta? Sì, certo, anche perché sono così perfettina, tal punto che anche gli errorini che potrebbero capitare riuscirebbero anche a demoralizzarmi, ma ho, grazie a Dio, la passione e quindi quella voglia che mi porta ad andare avanti e quindi ad uscire proprio quella voglia di cantare, quella passione proprio che c'ho dentro. E quindi è un qualcosa di bellissimo, te l'ho detto, è indescrivibile, non riesco a spiegarti che cosa si prova, ma è sicuramente una sensazione fantastica. Quanto tempo impieghi per realizzare un brano in sala di incisione? Ho impiegato un giorno per realizzarne due. Un giorno, potremmo dire 5-6 ore, partendo il pomeriggio e rimanendo lì fino a notte, perché è capitato anche di cantare fino a notte fonda, benché appunto non ho una sala di incisione tutta mia, quindi vi sono anche altri gruppi che cantano, altri gruppi e altri cantanti che incidono, altri artisti che promuovono e quindi che diciamo utilizzano la sala di incisione come sala prova appunto per il loro gruppo, e quindi ho dovuto aspettare anche delle ore. Vi è anche la stanchezza, perché la sala di incisione è a Palermo, il mio arrangiatore è a Palermo, non lo trovo sotto casa, e quindi grazie sempre ai miei genitori che mi hanno accompagnato fino a questo momento e che mi hanno portato lì, mi hanno riportato a casa e nuovamente portato e riportato a casa, perché questa è stata una vita che è durata circa 7-8 mesi, quindi anche tanta fatica, tanti sacrifici, ma speriamo che qualcosa si realizzi. Già parte del mio sogno si è realizzata, quindi perché non continuare? Tu sei giovanissima, quando pensi che potrai realizzare totalmente il tuo sogno? A che età? Forse io non penso che ci sia un'età ben precisa. Non posso dirti 25 anni, non posso dirti 34, non posso dirti domani. Io prendo ciò che mi succede, ciò che mi capita alla giornata, vivo appunto alla giornata, e quindi penso che potrebbe essere domani l'occasione della mia vita, come potrebbe essere tra 2-3 mesi, come potrebbe essere tra anni. Quindi io aspetto, e aspetto che, perché appunto ci credo, e aspetto che venga questo momento. La passione per il canto naturalmente ti impegna parecchio, poi da un lato c'è lo studio, ma quando riesci a trovare il tempo libero per divertirti con gli amici? Questa è una domanda che mi aspettavo, perché appunto non c'è molto spesso il tempo per gli amici, e purtroppo mi scuso con loro in diretta, proprio mi scuso, perché è brutto trascurare le persone che ti vogliono bene, le persone che ti stanno vicino, le persone che non vedi spesso e con le quali vorresti stare molto tempo e purtroppo non ne hai la possibilità. Mi scuso appunto perché succede molto spesso, proprio per il fatto che la mia vita è così frenetica e appunto dedico delle ore al giorno al canto, dedico altre ore, totte ore allo studio, quindi giustamente non c'è tempo, e inoltre non ho possibilità di stare molto tempo fuori, anche perché la gola è uno strumento così delicato, e poiché io sono abbastanza delicata da questo punto di vista, non mi posso permettere di stare fuori così tanto tempo, oppure di poter uscire, per esempio come è successo qualche mese fa, è caduta la neve a Motta, 5 giorni di neve, bellissimo. Purtroppo io stavo dentro, avevo degli spettacoli in quei giorni, quindi i miei amici venivano a suonarmi a casa: vieni, stai con noi un po', esci, ti svaghi. No, non posso, devo stare a casa. Quindi non è un qualcosa che mi pesa, perché la passione e comunque la voglia di cantare è superiore, quindi molto spesso diciamo che il divertimento, potremmo dire gli amici, purtroppo devo trascurarli. Valentina, noi siamo giunti quasi al termine, un'ultima domanda per chiederti se c'è un brano al quale tu sei più legata, che ti fa provare qualche emozione in più quando magari ti esibisci in pubblico.
Fino a qualche mese fa ti avrei detto i brani di Laura. I brani della Pausini mi hanno sempre portato fortuna in ogni festival, perché li ho sempre diciamo, portati come miei cavalli di battaglia. E adesso invece ti dico il mio inedito. Il mio inedito è diciamo, un brano che mi lascia sempre nuove emozioni, mi lascia sempre qualcosa in più ogni volta che mi esibisco con questo. Quindi è il brano, potremmo dire, il più bello, perché mi lascia sempre qualcosa di nuovo e devo dire mi lascia anche qualcosa di più rispetto a quelli della mia amata Pausini, ma è quello il brano. Quindi il brano Non cancellarmi mai. Non cancellarmi mai, sì. Per chiudere possiamo ricordare ai nostri telespettatori come poter fare per entrare in contatto con te magari su internet, per avere la possibilità di sentire questi brani, tra questi anche Non cancellarmi mai. Allora, il mio CD Non cancellarmi mai si trova in vendita in internet, appunto, come ho detto, in tutti gli store digitali internazionali come iTunes, Messaggerie Digitali, Sorrisi e Canzoni, Mondadori e anche altri siti, perché appunto stavo dimenticando, il mio mini CD non è solo pubblicizzato in Italia, ma appunto la mia musica è arrivata anche negli stati, potremmo dire oltre l'Italia, e abbiamo il sogno di arrivare in America con questo mini CD. Siamo già arrivati in Francia, in Germania, in Spagna, in Gran Bretagna, in Svizzera, siamo arrivati anche in Russia e in Cina, quindi manca pochissimo, arriveremo all'America, all'America Latina, quindi troverete anche dei siti appunto in altre lingue oltre a quella italiana. E lo spazio, appunto, il mio sito ufficiale, fino a questo momento ne sto creando un altro, perché da questo punto di vista mi occupo io della parte, potremmo dire, del web, insieme anche a mio cugino Sebastian, che ringrazio perché mi ha aiutato anche da questo punto di vista. È il mio sito appunto ufficiale myspace.com/Valentina Pettineo, oppure mi trovate anche in Facebook, quindi diciamo che internet, potremmo dire, è pieno della mia musica, potete ascoltarla dovunque. Valentina, per chiudere ti strappiamo una promessa: quando arriverà il tuo primo video, naturalmente sarà Onda TV a trasmetterlo in anteprima. Dai, ve lo prometto, sicuramente sarà Vabbè. Onda TV. Noi ringraziamo Valentina Pettineo, che nonostante la giovane età, 18 anni, ha già conquistato importanti traguardi. Ringraziamo anche voi, amici telespettatori, per averci seguito.